Le quinte si sono scatenate a ballare, li ho visti. Il secondo pezzo, per questo secondo pezzo, il maestro Rocco Papalia ha scelto la colonna sonora di un film degli anni 70 che ha segnato un punto di svolta nella cinematografia thriller italiana. Si tratta di Profondo Rosso, aiuto, horror del 75 diretto da Dario Argento. Il film ebbe un vasto successo tra il pubblico grazie agli innovativi effetti speciali che per l'epoca erano veramente impressionanti. La colonna sonora è stata composta dal gruppo dei Goblin. Il tema, quasi ossessivo, fa da base al thriller in cui medium, fantasmi e omicidi cruenti si susseguono sin dai primi minuti del film. Il brano che verrà eseguito questa sera è la rivisitazione per banda del maestro Marco Somadossi. Thank you.
Maestro Papalia, posso entrare? Perché ho paura. Aiuto. Eccoci. Dopo questo profondo rosso, aiuto. Passiamo a un brano decisamente più romantico. Sogniamo l'amore con Nuovo Cinema Paradiso. La composizione musicale originale, insieme al film, rappresentano la forza della cultura cinematografica italiana. Infatti la pellicola, vincitore del premio Oscar come miglior film straniero e premiata con il Grand Prix speciale della giuria al Festival di Cannes, è stata scritta e diretta dal regista Giuseppe Tornatore, che può annoverare tra i suoi successi ben 4 David di Donatello come miglior regista italiano. Le musiche, invece, sono state scritte da uno dei compositori italiani contemporanei più conosciuti e apprezzati a livello internazionale, Ennio Morricone, che ha scritto più di 500 colonne sonore, contribuendo al successo di molte pellicole a livello mondiale. La musica di Morricone sa essere sempre emozionante e travolgente, tanto che un film che ha avuto la fortuna di essere musicato dal maestro Morricone può essere visto anche ad occhi chiusi, semplicemente ascoltando la musica e facendosi trasportare dalle note della colonna sonora. La versione che sarà eseguita tra breve è l'arrangiamento del maestro Peter Klein Schaars, il maestro Rocco Papalia e la banda di Aosta.
E dai baci di nuovo Cinema Paradiso passiamo all'ultimo brano, a Spider-Man 2. È stata scelta questa colonna sonora in cui il regista americano Sam Raimi ha messo in scena il sequel del precedente film e nel quale si prosegue il racconto della vita di Peter Parker. Le musiche del film sono di Danny Elfman, compositore statunitense famoso per la sua capacità di creare sonorità suggestive e fantastiche con cui riesce a trasmettere forti emozioni. Anche in Spider-Man 2 questa attitudine risulta ben evidenziata. La musica di Elfman costituisce un perfetto sfondo sonoro agli effetti speciali e alle azioni spericolate.